Oggi è mercoledì 6 settembre 2017. Come preannunciato dalle locandine, manifesti e post sulla nostra pagina ufficiale di Facebook, oggi c'è l'apertura della scuola calcio, riservato primi calci, piccoli amici, pulcini e esordienti. Adesso c'è l'incontro dei genitori e dei ragazzi con i mister, con lo staff tecnico già a campo con i ragazzini. Qua si vede i ragazzi degli allievi più maturi e pertanto si danno anche da fare per l'organizzazione. Ecco, c'è lo stand delle iscrizioni presi d'assalto dai genitori. C'è il presidente Gianni Pasquini e il segretario Alessandro Russo che danno informazioni. È stato allestito una coreografia, bandiere, palloncini giallorossi. Sono partito. Lo striscione qua posto alle tribune, là in fondo c'è lo stand per un piccolo rinfresco messo a disposizione dall'associazione. Abbiamo anche il delegato allo sport, Antonello D'Angelo, il delegato allo sport, sempre presente. Tutto ok? Tutto ok. A posto. In campo i palloni gonfiati dai ragazzi degli allievi. Mentre noi della scuola elementare entro il 31 di ottobre. Letteralmente preso dal sasso lo stand delle informazioni, i genitori riceveranno tutte le notizie utili per l'iscrizione dei loro ragazzi, prima cosa importante la visita medica di idoneità all'attività agonistica e non agonistica per i più piccoli. Qua si sono radunati man mano che arrivano i piccoli, già nostri tesserati, e ci sono anche i nuovi per la prima volta. Sono venuti, specialmente sono facilmente riconoscibili perché ancora non hanno la divisa nero-azzurra della scuola calcio. Ecco, questo gruppo sicuramente sono tutti nuovi, hanno varie magliette, varie t-shirt della Juventus che primeggia, pure del Barcellona, pure qua ci sono ragazzi pure nuovi, un altro gruppo sta là, qui ci sono i mister, lo staff tecnico, abbiamo Nicola Di Campli, Matteo, Di Piero, a questo lato abbiamo Antonello Ucci, detto Billy, il beniamino dei più piccoli. Quest'altro gruppo abbiamo mister Giuseppe Giancristoforo e mister Simone Giordano con il loro gruppo, fanno il loro primo approccio con i ragazzi. A questo lato c'è un altro gruppo con mister Giulio Massimini, fanno conoscenza. I nuovi, specialmente i nuovi, mentre con i vecchi ragazzi si rincontrano dopo le vacanze estive. Allora, Cappellone Angelo lo conosco. Lo stand è stato tutte bandiere giallorosse. Qua abbiamo il gruppo
dei giovanissimi di mister Giovanni Di Giulio, con la classica t-shirt gialla, che già da una settimana si stanno allenando, si sono riuniti da una settimana. A quest'altro lato c'è il gruppo dei più grandi allievi di mister Gabriele Di Felice, coordinatore dei tecnici. Anche loro con la classica divisa giallo. Qua in ponto invece abbiamo mister Aurelio Gaspari, preparatore dei portieri. Abbiamo i quattro portieri, due sono già veterani, con la divisa orange è Matteo D'Ottavio, con la divisa blu nera invece è Daniel Ucci, e i nuovi di Nella e Johnny Perrucci, Johnny Perrucci proveniente dalla SPAL. Quindi lascio subito la parola a Don Roberto. Mister Aurelio sicuramente preparerà a meglio i nostri portieri e li porterà a una forma splendente per ben figurare nell'imminente campionato di giovanissimi e di allievi. Soprattutto nello sport ci si può esercitare ad essere fratelli degli altri. Ecco, sta già parlando il presidente, il nuovo presidente, c'è stato un cambio al vertice, un rimpasto del consiglio direttivo, dei consiglieri, Gianni Pasquini. Mi sentono i ragazzi in campo? No, più o meno. Ecco, volevo ricordare che l'attività sportiva è estremamente importante, e credo che questo sia lo spirito anche della società, è estremamente importante perché anzitutto si impara a giocare con regole, perché imparare le regole oggi è molto importante, e lo sport è ancora uno dei pochi luoghi dove si imparano. Ecco il nostro Enrico, Cristian, Caran e Guido, le regole fondamentali della vita, cioè saper giocare. C'ha dei denti affilati, Cristian ha tagliato il nastro adesivo con un moto. Qua abbiamo lo stand del piccolo rinfresco, c'è il collega dirigente Gian Cristoforo Adriano e Berna Roberto, tutti con tutti con le polo, con lo stemma. Quindi penso che tra parrocchia. Ecco, sta arrivando il segretario Alessandro Russo. Frequenta ancora a posto, tutto ok? Le richieste delle visite mediche ce l'hai tu?